sempre a bagno, vedeva anche destro. Sono quelle partite che nascono così, comunque sì, 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 appartengono al passato, no? Quindi andiamo a vedere sulla cosa succede, succederà questa sera. Intanto primo tiro di Venezia, sì, va con il canestro, sì, di Linard, ma che palla gli ha messo compagni, perché ferma il palleggio, fuori per Nate Linard. Linard va sul blocco di Crosariol, scarica per il tagliante Andre Smith, che alza, sbaglia, rimbalza in attacco per Linard, che appoggia la tabella. Quarto punto suo, 4 punti di Venezia. Per il momento a livello di falli siamo uguali tra Crosariol e Cusin, viaggia un po' meglio, no, 2 punti a testa, quindi confronto direi fino a questo momento in assoluta parità. Attacca Venezia sotto 10-6, Linard appoggia, segna molto alto rispetto alla posizione naturale dove dovrebbe essere, insomma. Questo è il sintomo di una grandissima difesa a parte di Adrian Zuccaro. Sai che c'è anche Abbas che sta facendo una difesa, sì, incredibile, sì, qua perso magro, va a schiacciare, gran pick and roll questa volta di Venezia per Daniele Magro, primi fuori per Linard, si prende la tripla corta, rimbalzo di Aradori, dietro apre il contropiede ma recupera Linard per Venezia. 40-35, Linard in lunetta per due tiri liberi. Settimo punto per lui, seconda esecuzione per la maglia numero 8 della Reyer Venezia. Come abbiamo detto più volte, non è una squadra che merita quella posizione che ha in classifica, ma merita molto molto di più. Assolutamente. E lo sta dimostrando, anche perché veramente non sta spezzando tutti i nostri giochi, non riusciamo a essere fluidi come siamo stati più di una volta. Linard salta lui, non c'è nessun aiuto difensivo. Cuso, Cusin apre per Jenkins, si alza da tre, cortissimo Michael Jenkins. Prova a toccare, recupera però Crosariol per Giacchetti, apre il contropiede per Linard da tre a segno,